Inclusione e accoglienza sono le parole d'ordine del supermercato Coop di Via Roma, che è stato rinnovato con l'allestimento di un percorso di spesa pensato su misura per le persone con autismo. Si tratta di un progetto sperimentato a Firenze, nato dalla collaborazione tra Unicoop Firenze e Autismo Firenze, che continua adesso anche su Prato insieme all'associazione Orizzonte Autismo. L'obiettivo è quello di supportare i ragazzi con disturbo dello spettro autistico, creando delle occasioni di sviluppo dell'autonomia nelle attività quotidiane, come per esempio fare la spesa. Noi siamo fortemente convinti che un supermercato abbia un ruolo chiave nella quotidianità, non solo per fare la spesa, ma anche un luogo dove le persone si incontrano. Quindi questo luogo deve essere accogliente e deve essere inclusivo. Il nostro impegno è informare e formare i nostri dipendenti perché sappiano accogliere le persone con queste fragilità. Poi l'impegno è, durante il percorso, quelle piccole attenzioni da un punto di vista comunicativo che possono veramente fare la differenza. Il primo passo per adeguare il punto vendita è stata la creazione di una mappa del supermercato per fornire così indicazioni chiare su dove si trova la merce, usando icone in comunicazione aumentativa alternativa. Sono stati poi adeguati anche i carrelli di corsia che indicano la categoria dei prodotti, anch'essi serigrafati con la simbologia della CAA. Al box informazione è disponibile poi un kit di strumenti utili per favorire la spesa in autonomia. Tra questi è presente anche un quaderno della spesa. Ogni prodotto è infatti illustrato e colorato in tessere adesive così che possano essere staccate e riattaccate sulla lista della spesa. Significa rendere accogliente un luogo della vita quotidiana come appunto un supermercato, che a volte può essere un po' difficoltoso per le persone autistiche anche solo per gli stimoli sensoriali che ci sono, colori, luci, tendono a farmi andare in confusione, trovare invece qualcosa di molto accogliente e adatto a loro, con degli accorgimenti che sono relativamente semplici ma assolutamente non scontate, che sono di grande aiuto per le persone autistiche, che oltre a essere di grande utilità per le persone autistiche, è molto utile anche per altri tipi di fragilità. Un modo di comunicare più semplice, più immediato e che quindi può essere aperto a tutti. A maggior ragione poi avendo qui una formazione ad hoc che è stata fatta poi per tutto il personale e che quindi è un luogo più accogliente in generale. Auspichiamo ovviamente che questo possa avvenire poi per tutti i punti vendita.